Buongiorno a tutti, oggi presentiamo un dessert. Presentiamo la crema bruciata alla vaniglia. Partiamo versando mezzo litro di panna in una casseruola di alluminio e la posizioniamo sul fuoco. Prendiamo una stecca di vaniglia, mezza stecca di vaniglia, la incidiamo in questo modo e con l'aiuto di un coltello andiamo a togliere i semini all'interno, che sono questi. Li mettiamo nel tuorlo d'uovo, mentre la bacca la immergiamo nella panna. A questo punto mischiamo la vaniglia, i semini di vaniglia col tuorlo d'uovo e aggiungiamo lo zucchero. Cosa molto importante, quando si aggiunge lo zucchero va subito mischiato, non lasciate mai lo zucchero a contatto col tuorlo d'uovo o dell'uovo o anche il sale senza mischiarli, perché praticamente vanno ad assorbire 5 volte il proprio peso d'acqua e vi trovereste con una crema che fa dei grumi praticamente di uovo, perché viene cotto dall'assorbimento per osmosi dell'acqua appunto che lo zucchero porta via al prodotto. Quindi va subito mischiato, assolutamente, ogni volta per qualsiasi preparazione. Nel frattempo prepariamo una teglia con della carta da giornale sotto, ok? Versiamo dell'acqua sul fondo in questo modo fino a circa metà fatto e andiamo ad aspettare che la nostra panna, che è quasi pronta, vada in ebollizione. È una ricetta molto veloce e molto buona. Perfetto, la panna è andata in ebollizione, la versiamo sul tuorlo mischiato in precedenza con lo zucchero. E gli semi di vaniglia, quindi sovrano, e andiamo a versare nei contenitori che abbiamo preparato. Mischiando sempre bene il tutto, lo zucchero si deve sciogliere bene, attenzione, anche nei bordi che non lasci tracce. In questo caso noi abbiamo optato per mezzo litro di panna come dose, da all'incirca 6 porzioni di dessert. Se qualcuno avesse la possibilità di avere un forno con la percentuale di vapore, allora la cottura senza il fabbisogno dell'acqua all'interno della teglia viene effettuata a 110 gradi con 30% di umidità, però bisogna avere un forno semiprofessionale. In ogni caso il risultato avviene lo stesso con un forno a casa utilizzando questo sistema, il bagnomaria per l'appunto. Quindi noi adesso andiamo a preparare, a cuocere, scusate, il nostro dolce. E lo inforniamo per circa 20 minuti 25 a 180 gradi. Fra 25 minuti ci rivediamo per il finale. Ecco la crema pronta. La togliamo. La crema solitamente viene preparata il giorno prima per il giorno dopo.
in modo che riposi con calma e tutto. Deve essere servita praticamente leggermente, cioè fredda all'interno e calda sopra, e deve croccare. Per farla croccare, questo è il sistema molto semplice, però il più efficace. Cospargete lo zucchero di canna sopra, andate in una ferramenta e comprate uno scalenatore. Effettuate questa operazione senza esagerare. Attenzione che lo zucchero deve caramellare, ma non deve bruciare, altrimenti se tende a bruciare avrete un retrogusto amaro. Potete tranquillamente servirla anche con una semplice crema alla vaniglia, oppure decorata con della frutta, delle fragole, delle pesche durante il periodo estivo, come preferite, fredda o tiepida come in questo caso. Facile e buona!